Buonasera e benvenuti in questa sala del Senato della Repubblica dedicata agli indimenticati caduti di Nassiriya. Siamo qui perché discuteremo di intelligenza artificiale, un tema ormai inflazionato. Ne parlano tutti. C'era un'epoca non molto lontana in cui si parlava del multiversum. Adesso invece la moda è parlare di intelligenza artificiale. Però un modo per tagliare un po' la testa al toro di tutti coloro i quali si reputano esperti in intelligenza artificiale è quello di trattare l'intelligenza artificiale dal punto di vista giuridico. E lì il diritto è uno spartiacque, è una cesoia che fa male, netto, perché la competenza giuridica non si improvvisa. In realtà non si improvvisa neanche quella sociologica, neanche quella politica, neanche quella economica, filosofica, però molti si cimentano, non essendo filosofi con la filosofia, non essendo sociologi con la sociologia, non essendo economisti con l'economia. Col diritto no, invece col diritto non si scherza. Ed è per questo che io ho accettato con molto piacere l'invito che mi è stato proposto dalla casa editrice Giappichelli, e saluto anche il capo ufficio stampa di Giappichelli, la dottoressa Gabriella Giordano, quando mi ha proposto di moderare la presentazione di questo libro, che mostro anche così in favore di telecamera, perché so che c'è una registrazione audio-video, si intitola Etica digitale e intelligenza artificiale, i rischi per la protezione dei dati, il cui autore è seduto al mio fianco ed è l'ingegnere Fabio Lazzini, che saluto. Grazie. Benvenuto, grazie, ingegnere. Ha scritto un paesaggio e sarà oggetto di discussione da parte di tre qualificati esperti, cioè ne parlano perché ci lavorano su questo argomento e non per sentito dire. Comincio col dottor Agostino Ghiglia. Grazie, dottor Ghiglia, questo è componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Poi altro relatore, il dottor Luigi Montuori, dirigente del Garante per la protezione dei dati personali. Benvenuto anche a lei, dottor Montuori. Siamo in attesa del dottor Giuseppe D'Acquisto, lo dicevo prima, appena atterrato a Fiumicino, ma per chi vive a Roma sa quali sono le distanze di Roma, per cui i tempi sono molto... Noi cominciamo e confidiamo che arrivi in tempo il dottor D'Acquisto, funzionario direttivo del Garante per la protezione dei dati personali, nonché docente di intelligenza artificiale all'Università LUISS. Dicevo che siamo ospiti del Senato della Repubblica e quindi con molto piacere, devo dire, do la parola al senatore Mario Borghese. Non avrei mai immaginato per la sua giovane età che fosse già senatore. Senatore, a lei le darei il tempo che ritiene opportuno, diciamo entro i 10 minuti, di un saluto introduttivo e grazie per l'ospitalità. No, grazie a voi, sarò breve. Sono Mario Borghese, sono un parlamentare eletto all'estero, sono nato in Argentina, a Cordova, questa è mia terza legislatura, e quando ho conosciuto Fabio, che mi ha detto se potevamo portare questa iniziativa qui al Senato, sono stato molto contento, così che è un piacere per me e vi ringrazio a tutti per il vostro intervento in questa sede. Per trattare questo, che è un tema centrale e caro a tutti noi, perché come dice in questi tempi, l'etica digitale e l'intelligenza artificiale è in grado di incidere sulle nostre vite e di cambiare completamente il nostro vivere. Siamo in presenza dell'autore, ingegnero Fabio Lazzini, DPO di Sogei, che ha pubblicato per l'editore Giappelli il libro Etica digitale e intelligenza artificiale, i rischi per la protezione dei dati.
L'innovazione tecnologica negli ultimi anni ha fatto passi da giganti in vari settori e questo rappresenta una logica conseguenza dell'evoluzione del genere umano che è alla continua ricerca di un miglioramento delle proprie condizioni di vita. Certo che le sfide che ci attendono sono innumerevoli, come i settori coinvolti da questa che è possibile di chiamare la quarta rivoluzione tecnologica. Questa rivoluzione coinvolge una quantità di ambiti che andremo sempre aumentando, dalla ricerca scientifica all'informatica, alla robotica, alla medicina. Siamo al mercato, se no al mercato azionario. Pensiamo al settore automobilistico, dove lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è sotto gli occhi di tutti e rende molto bene la portata di cambiamenti in auto, in atto. Le auto dotate di un sistema di guida senza conducente sono già una realtà e con un grado di sicurezza sempre più elevato. Per la presenza di sensori e telecamere in grado di capire cosa succede durante la guida, prendere decisioni, effettuare manovre per evitare gli ostacoli. In un futuro vicino, queste automobili probabilmente diventeranno il nostro mezzo di trasporto principale, ma l'intelligenza artificiale ci permette di generare testi, tradurre lingue, interpretare un discorso, si pensa alle assistenze digitali come ad esempio Alexa o Siri, che sono già presenti nelle nostre case, così come la domotica cablata, il wireless, sempre più alla portata di tutti, caratterizzati da servizi in cloud e dall'uso centrale e crescente dell'intelligenza artificiale, oppure agli strumenti di riconoscimento vocale che utilizzano con il sistema di sicurezza o con il smartphone. Molto presentato, piattaforme basate su sistema di intelligenza artificiale che permettono una vera e propria interazione tra il telefono e il suo possessore. Tutti questi dispositivi hanno algoritmi e software intelligenti, sempre più sofisticati, in grado di elaborare una grandissima quantità di dati. In modo sempre più veloce, sono cosiddetti i big data. In tutta questa mole di dati, come sottolinea Fabio Lazzini, dovrà essere ben governata affinché vi sia un impatto positivo per tutti noi. La sfida futura risiede nella capacità nostra di gestire tutte queste trasformazioni ad oggi positiva. E nel libro di Fabio Lazzini tutto questo è ben evidenziato. Le grandi trasformazioni dovranno essere governate e sempre più urgente la necessità di costituire un'etica delle macchine, ciò riprodurre uno schema di valore di riferimento condiviso dalle strutture sociali e dalle istituzioni, affinché le decisioni prese dall'intelligenza artificiale salvaguardino la dignità della persona umana. Dal momento l'innovazione nelle sue diverse applicazioni apporterà trasformazioni anche significative nell'imminente società del futuro. Compito dell'uomo è quindi quello di esaminare, sorvegliare il profilo etico dell'algoritmo e dei suoi processi evolutivi, poiché gli strumenti tecnologici rispecchiano precise scelte di valore, non sono neutrali, ma pensate, sviluppati da un decisore umano capace di influenzare coloro che saranno i destinatari finali. Lo sviluppo di machine learning in grado di apprendere informazioni dei dati e in modo più autonomo con la capacità di insegnare ai robot a fare attività ad azione in modo naturale come gli esseri umani. Tendere sempre più ad essere una realtà presente nella nostra società fino ad arrivare a un punto di sostituirlo del tutto. Ecco come diventa sempre più pregnante l'esigenza di governare tutta questa tecnologia. La convivenza tra uomini e macchine richiede quindi un nuovo approccio basato più su una dimensione umana. Ci aspetta in tal senso un'intelligenza artificiale più umana. Infatti, tutto intorno a noi sta diventando sempre più intriso di intelligenza non umana, ma di derivazione meccanica, di cui si aprono diversi scenari. Ad oggi questa tecnologia di cui abbiamo parlato bisogna saperla governare e anche gestirla. L'algoritmo deve prestarsi, come dice Fabio Lazzini,
a una dimensione etica che non significa dire che i valori possano essere inseriti nella logica algoritmica, queste caratteristiche sono proprio solo dell'uomo, ma prevede e programmare dei sistemi in grado di orientare la macchina consentendo di misurare il rischio poiché le cose possano andare in una direzione sbagliata. E questo significa ledere il diritto o la dignità propria dell'individuo. Sarà quindi compito dell'uomo, del legislatore, poi esaminare e sorvegliare i processi evolutivi dell'intelligenza artificiale affinché le enormi capacità delle macchine siano sempre utilizzate in modo saggio per la stessa sopravvivenza della nostra specie umana. Su questa linea si sta già muovendo l'Unione Europea stilando delle linee guida etiche proprio per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Da tutto ciò evidenziato, dobbiamo riflettere anche sul ruolo che deve giocare l'autorità per la protezione dei dati personali, circa l'adeguatezza degli strumenti giuridici volti a impedire alle grandi piattaforme digitali di trarre un vantaggio alle violazioni e a dissuadere gli altri da commetterle. È sostanziale che ogni risposta normativa dotata dall'autorità garante abbia il centro della loro considerazione i soggetti vittime di questa attività. I rimedi giuridici dovrebbero includere il risarcimento per il consumatore e anche per i cittadini interessati. La sfida di questo secolo è la digitalizzazione, ma questo deve essere perseguito non perdendo di vista il punto centrale che rimane l'uomo. La macchina deve essere di aiuto alle attività umane e non tendere invece a sostituire l'uomo. Quindi anche la robotica deve tendere lo stesso scopo perché occorre investire sulle persone, sulle future professionalità. Dietro le macchine vi è il valore delle persone. Dobbiamo recuperare nell'innovazione i diritti, la libertà delle persone e tutto questo è ben descritto nel libro di Fabio Lazzini. Grazie. Sì, l'applauso c'entra e va molto bene per due motivi. Primo, per il ringraziamento dell'ospitalità e secondo perché il senatore non si è limitato a un intervento formale, anzi a un ottimo italiano. Però, con un accento argentino purtroppo. Meno male, sì, ma sa, qui ciascuno di noi c'ha il suo accento, sì. Le sue inflessioni, poi persino i toscani che si piccano di parlare l'italiano al 100% in realtà, poi quella H aspirata chissà se è veramente tradizione dantesca. Ma proprio volevo fare un accenno, proprio ieri nel Parlamento europeo è stata votata una legge sull'intelligenza artificiale, non so se avete... Sì, ma ormai è all'ordine del giorno, però visto che lei viene dall'Argentina, senatore Borghese, non posso cedere alla tentazione di provocarla, del resto un moderatore che non provoca ha sbagliato mestiere. È uscito un volume, ecco, ed ho già i compitini per caso, appena pubblicato a cura del Presidente Emerito della Corte Costituzionale, la Cartabia, intitolato Potere Costituzione. Un volume in realtà curato dal Presidente Emerita, in cui ci sono 45 contributi di costituzionalisti. In particolare c'è il contributo di un costituzionalista sulla democrazia digitale. E in questo contributo si mettono a confronto le due concezioni, quella statunitense, molto aperta sulla logica della libertà di, rispetto a quella del vecchio continente europeo sulla logica della libertà da. Quindi libertà di religione, libertà di stampa in America, libertà dalla religione, libertà dallo Stato, invece per quanto riguarda l'Europa. E in questa voce si dice che l'America Latina invece gioca un ruolo intermedio, proprio l'Argentina. Io non so qual è la sua posizione sull'idea dell'uso della democrazia digitale tra quella iperliberista, diciamo così, americana e quella invece più, diciamo, moderatamente libera
sotto controllo da parte di quella europea, però il ruolo dell'America Latina viene riconosciuto nei prossimi anni come un ruolo di intermediazione interessante, perché proprio la giuspubblicistica, in modo particolare argentina ma anche brasiliana, sta offrendo argomenti interessanti per addivenire a una soluzione sintetica tra le due visioni talvolta antitetiche dell'Occidente. Guardi un po', ha toccato argomento dinamitardo, al momento le esplodeva addosso, però questo suggerimento di lettura, Costituzione e potere, è un testo che io suggerirei a tutti i politici attuali, ce l'ho adesso lei di fronte, mi ha provocato, mi ha stuzzicato e credo che lei abbia toccato un tema importante. Grazie. Allora, di solito nelle presentazioni dei libri si fa parlare prima coloro i quali hanno letto il libro e lo commentano e poi l'autore. Io voglio capovolgere i termini di questa discussione, perché spesso per esperienza sento gli autori che poi, almeno in Camera Caritatis, mi dicono però era meglio insomma se l'autore Tizio avesse parlato del mio libro piuttosto che del suo che sta per scrivere sull'argomento. O che avrebbe voluto scrivere. Allora io da un po' di anni, memore di questa esperienza, capovolgo i termini della questione e chiedo all'autore in 10 minuti di delinearci un po' il perimetro, no? La cornice della tesi di questo libro, Etica Digitale e Intelligenza Artificiale, e poi dare la libertà agli altri discussanti entrare nel merito e di definire un po' il quadro secondo le proprie sensibilità. Quindi, ingegnere Lazzini, a lei le belle cose per 10 minuti, va bene, un termine non perentorio ma ordinatorio. Sì. Grazie a lei. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti, è veramente un piacere essere qui con voi. Allora, vorrei ringraziare da subito il senatore Mario Borghese per aver reso possibile questo evento e i relatori più presenti per l'opportunità di discutere assieme di un tema tanto attuale quanto strategico, quale quello dell'intelligenza artificiale, delle sue implicazioni etiche, ma soprattutto anche dei rischi per noi cittadini. Grazie anche a Giuseppe Di Leo per aver accettato di moderare questa tavola rotonda e all'editore Giappichelli, qui rappresentato dalla dottoressa Gabriella Giordano. Allora, premetto che non sono un giurista, sono un ingegnere, però sensibile ai temi giuridici che questa tecnologia ci impone. E infatti l'intelligenza artificiale è diventata, come sappiamo tutti, parte essenziale della nostra vita, del nostro modo di essere, e proprio perché è così incisiva può avere risvolti anche negativi a danno di tutti noi, se non opportunamente governata, fino ad arrivare a pregiudicare. Scusi, ingegnere, devo interromperla, ma è arrivato l'altro relatore, quindi direi di prendere quella sedia, senatore, e di fare un po' spazio a Giuseppe D'Acquisto. No, ingegnere, ecco, sì, perfetto. Di solito si dice chi tardi arriva male alloggia, invece, come vede, è preso la posizione centrale. Prego, ingegnere. Grazie. Quindi, dicevo, questa tecnologia invasiva può avere dei risvolti negativi a danno di noi se non opportunamente governata, fino ad arrivare addirittura a pregiudicare le nostre libertà e direi i nostri diritti o le nostre prerogative anche costituzionali. Da una parte abbiamo algoritmi e software intelligenti capaci di elaborare notevoli quantità di dati anche a velocità elevate. Ed è qui che si inserisce proprio all'interno di questo libro il tema dell'intelligenza artificiale, dal momento che l'innovazione nelle sue diverse applicazioni ha portato, lo vediamo, e apporterà in futuro trasformazioni anche significative in quella che è la realtà del futuro. Ora, mi hanno colpito molto e me ne sono appuntate le parole del Presidente Sergio Mattarella nel suo discorso proprio di fine anno ultimo, in cui sottolineava come l'uso delle tecnologie digitali ha già modificato le nostre vite, le nostre abitudini e probabilmente i modi di pensare e vivere le relazioni interpersonali, e come la quantità e la qualità dei dati, la loro velocità,
possono essere elementi posti al servizio della crescita delle persone e delle comunità, promuovendo una cultura digitale che garantisca la libertà dei cittadini. Queste parole riecheggiano certamente in maniera umile all'interno di questo elaborato, nella bivalenza tra una tecnologia, una intelligenza artificiale che deve essere a servizio e quindi in maniera positiva dell'uomo, ma anche governata e controllata dall'uomo per evitare quelle che direi le possono essere discriminazioni sociali, ovvero dei trattamenti pregiudizievoli proprio per l'uomo stesso. E infatti lo sviluppo del machine learning, quindi di questa tecnologia in grado di apprendere informazioni in modo sempre più autonomo, con la capacità di insegnare alle macchine a svolgere delle attività, delle azioni anche che vanno al di là della nostra, diciamo, del nostro immaginario, sicuramente è un tema che tenderà sempre di più a essere presente nella nostra realtà. Allora, nel libro si esplicita come occorra alla fine costruire un'etica proprio della macchina, quindi andare a rivedere, a definire degli schemi, dei valori tali da poter fare in modo che la dignità, la libertà, i dati degli individui siano nella giusta misura protetti. E quindi è compito dell'uomo, è compito di tutti noi esaminare, analizzare, direi sorvegliare proprio quello che è il profilo etico dell'artefatto, dell'applicazione informatica e dei suoi processi evolutivi, perché noi sappiamo bene che gli strumenti tecnologici rispecchiano precise scelte di valori, non sono per nulla neutri, ma sono sviluppati, progettati da un decisore umano che è capace di influenzare coloro che saranno i destinatari finali. Allora, nel libro ho cercato di esplicitare un sistema, un modello di valori, di principi, attraverso proprio la creazione di una metodologia di etica digitale, come dice e come propone proprio il titolo, proprio per costruire un framework, un'infrastruttura che possa garantire la tutela, la protezione delle persone e della loro dignità. Ora, l'obiettivo che mi sono posto di questo modello di etica digitale è quello di applicare i valori etici negli elementi di codice software. Io sono un ingegnere, quindi vedo i programmi, maneggio con il software, affinché questa etica, questo principio etico non sia soltanto una, o non rappresenti soltanto una caratteristica individuale, ma un valore aggiunto dell'intero processo di sviluppo del software. E quindi questo modello di etica ci aiuti a diminuire quelle che possono essere le discriminazioni, le disuguaglianze, cercando di elevare invece il benessere della collettività. Allora, immagino bene che un programmatore, uno sviluppatore, nel suo zaino degli attrezzi debba avere i modelli, delle checklist, delle linee guida che, come oggi noi agiamo in protezione by design o in by security, abbia una etica by design, quindi abbia gli strumenti per poter andare nell'approccio di sviluppo a tener conto di questi principi, ma soprattutto andare a verificare che in fase finale quell'artefatto, quell'applicazione risponda per i cittadini, per noi, in maniera etica a ciò che ce l'avamo proposti, proprio per evitare, come si diceva prima, discriminazioni sociali. Questa, a mio avviso, è la strada che noi dobbiamo percorrere per l'esistenza futura dell'umanità, proprio affinché le decisioni prese dall'intelligenza artificiale salvaguardino la dignità dell'uomo e quindi sviluppare standard nei sistemi di intelligenza artificiale. Quindi questa, direi, è la strada che dobbiamo percorrere se vogliamo che effettivamente la tecnologia sia a servizio dell'uomo, sia davvero un motore di innovazione e un'opportunità, fatemi dire, per le nuove generazioni iperconnesse in questo sistema digitale. Però mi metto un attimo il cappello di DPO di un'azienda di Stato e per fare questo, a mio avviso, è necessario evitare un abuso sull'utilizzo dei dati da parte di chi detiene queste mole di informazioni, che può essere o la piattaforma digitale o lo Stato sovrano, proprio per evitare controllo sociale
un capitalismo della sorveglianza, un controllo lesivo delle libertà di noi cittadini. Quindi, per concludere, il libro cerca di evidenziare nelle sue peculiarità il tema di questa nuova tecnologia. Non è né buona né cattiva. Penso però che la sfida futura dell'intelligenza artificiale non è soltanto un discorso tecnologico, ma sicuramente un discorso antropologico, ma soprattutto etico per noi umani. Io vi ringrazio e lascerei la parola agli illustri relatori più presenti. Grazie ingegnere Fabio Lazzini, innanzitutto per il rispetto dei tempi. Devo dirle che questo suo libro, che tra l'altro si avvale della prefazione della professoressa Ginevra Cirrina Ferroni, lei è andato giù leggero perché ha voluto non spaventare chi la sta ascoltando. In realtà mi permetta di dire, di parafrasare un po', di fare qualche noticina a margine, perché lei ha citato Sergio Mattarella. Sergio Mattarella, in uno dei primi incontri con Papa Francesco, si è sentito dire proprio dall'attuale pontefice, che ricordava il suo predecessore, Benedetto XVI, che in fondo il problema oggi etico, antropologico, culturale, di un mondo in cui ci sono i dati che seppelliscono, rende molto ancora attuale il detto di Benedetto da Norcia, il quale, trovandosi nei suoi monasteri con i suoi monaci a dover salvaguardare la grande civiltà e latina e greca, e avendo tutto sommato anche un arco di vita molto più breve di quello nostro attuale, invitava i suoi confratelli non leggere multa, sed leggere multum. E questa operazione critica di profonda ermeneutica richiede il recupero della capacità di magistero in chi ha il dovere di trasmettere il metodo per imparare, a selezionare. E qua tocca il tema della società e del potere riguardo alla autorevolezza perduta da parte in famiglia dei genitori, nella scuola da parte degli insegnanti, nella chiesa da parte dei sacerdoti, nella società dei politici, senatore Borghese. Quindi un recupero, ecco questo sì, culturale dell'autorevolezza per selezionare e creare un metodo di lavoro per chi deve, le nuove generazioni, far fronte alla moltitudine dei dati. In questo suo libro c'è sottesa questa filosofia, per cui magari non esplicitata perché non è un libro di filosofia, è un libro di diritto scritto da un ingegnere. Però alla fine, gratta gratta, è qui il grande problema. È per questo che io chiedo nella libertà ai tre relatori di tener presente questo sfondo culturale che secondo me dà peso anche a questo nostro incontro, oltre al libro di Fabio Fazzini. E comincerei, secondo l'ordine che qui ci è stato proposto, col dottor Agostino Ghia, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, anche per lei in senso ordinatorio, non perentorio, 10 minuti. Dottor Ghia, a lei. Grazie dottor Di Leo, grazie a Fabio Lazzini, all'amico Fabio Lazzini per avermi invitato qui oggi, e devo dire che mi ha subito rincuorato, non solo perché avevo letto il suo libro ed ero già abbastanza tranquillo, ma mi ha rincuorato e mi ha aperto un nuovo mondo con la sua prolusione, perché ho scoperto che anche gli ingegneri sono esseri umani innamorati di antropocentrismo. Sì, no? Sì. Visto che normalmente... Solo i giornalisti sono delle bestie. Sono stato giornalista per tanti anni, condivido, e proactrice. E condivido. E devo dire che non sembra così usuale. No? Questa mattina ero a Bologna a fare un convegno
erano tutti esponenti di aziende piccole, medie e grandi, e devo dire che mi sentivo un po' come quando andai a fare una lezione, un intervento presso un'agenzia di intelligence italiana. Cioè parlare di protezione dei dati di fronte a dei tecnologi e parlare di protezione dei dati di fronte a degli intelligenti di intelligence, vi devo dire che non è la cosa più facile del mondo, no? Perché quando sono cortesi ti guardano così, come dire, vabbè, di che ci stai a parlare? Mentre invece l'approccio giusto che noi, che Fabio ha voluto dare nell'impronta di questo libro e che noi cerchiamo di dare quotidianamente, è quella di una non contrapposizione tra uomo e macchina, banalmente. Ma come diceva il mio professore di fisica al liceo, bisogna imparare bene le cose semplici, ogni tanto bisogna ricordarsele e bisogna ripetersele come un mantra. Non ci può e non ci deve essere contrapposizione tra uomo e macchina. L'uomo ha costruito le prime macchine, non so se continuerà a costruire anche le ultime, questo ce lo dirà l'ingegner Lazzini, che appunto è ingegnere nel secondo volume, però sicuramente quello che non ci deve essere è una contrapposizione. Quindi, nel nostro caso, una contrapposizione tra diritti fondamentali della persona, diritti quindi come quello alla protezione dei dati personali, e sviluppo tecnologico e futuro. È un bel libro quello di Fabio Lazzini? Non lo so se è bello. Perché? Perché un libro che parla di queste materie non può necessariamente essere definito bello. Quando io parlo di protezione dei dati personali, non sento veramente di, che ne so, decantare dei poemi o andare a scolpire pagine di letteratura memorabile per l'immaginario collettivo, ma sento di fare un qualcosa di utile. E allora quello di Fabio Lazzini è più che un libro bello, è un libro utile. E uno dice, vabbè, però è utile, sembra quasi che sia un utensile, no? Cioè sembra quasi che sia una cosa che è meno importante di bello, no? Perché nell'era digitale, che è una rivoluzione epocale nelle nostre esistenze e non è soltanto un'evoluzione tecnologica, l'era digitale è una nuova scoperta del fuoco, l'intelligenza artificiale è una nuova scoperta della ruota. Non sono un'evoluzione di internet, non sono il passaggio dalla lettera 32 dell'Olivetti al computer dell'IBM, ma sono un passaggio epocale, culturale, sociale, spirituale. Abbiamo bisogno di strumenti utili, abbiamo bisogno di strumenti che traccino la via, che delimitino il percorso, che ci indichino una strada con delle lucine, e queste lucine sono rappresentate dai capitoli che Fabio in maniera molto chiara nel suo libro ha voluto evidenziare. Perché proprio affinché non vi sia una dicotomia o peggio una contrapposizione tra preservazione, difesa, tutela dei valori fondamentali della persona e innovazione tecnologica, occorre che qualcuno tracci una strada, occorre che qualcuno metta dei paletti, delimiti un po' questo nuovo mondo. Qualche anno fa si diceva che la libertà di internet, ovvero la rivoluzione di internet, fosse nata dalla deregulation. Cioè dalla libertà assoluta di chiunque di poter fare tutto, di poter studiare tutto, di poter in qualche modo costruire questo mondo tecnologico. Ecco, non è, oggi, a mio modestissimo avviso, non ci troviamo nella stessa situazione. Perché allora internet era veramente uno strumento democratico, in quanto era costruito da migliaia di mani e da centinaia di migliaia di teste, o forse meglio migliaia di teste e centinaia di migliaia di mani, visto che di mani di solito sono più che delle teste. Oggi non è più così, perché l'intelligenza artificiale, ci piaccia o non ci piaccia, con buona pace dei tantissimi bravissimi, capacissimi sviluppatori di piattaforme, sistemi, chatbot, app, è nelle mani di pochissimi. Oggi, se internet era democratica, l'intelligenza artificiale è tendenzialmente oligarchica. Le mani e le teste che la guidano e la governano sono poche, pochissime direi, e vorrei dire troppo poche. Tant'è che queste poche teste, pochissime teste, molto famose peraltro,
esse stesse stanno sentendo il bisogno di essere regolamentate. Quando noi del Garante per la protezione dei dati personali primi al mondo, lo dico perché è un po' di aziendalismo, sano aziendalismo oltre che di patriottismo, occorre farlo, abbiamo posto una limitazione provvisoria al trattamento dei dati degli italiani su ChatGPT, tracciando poi la strada, perché l'Europa ha fatto una task force, perché è venuto il Canada, perché è arrivato il Giappone, perché è arrivato il Senato degli Stati Uniti, che ha chiamato Mr. Altman per chiedergli contezza di quello che stava facendo. E Mr. Altman, insieme con il CEO di Google e di tanti altri, è andato di fronte al Senato americano a parlare di rischio esistenziale. Altri hanno parlato di necessità, cito sempre Altman, ma cito anche il CEO di Google, hanno parlato di necessità di una regolamentazione almeno pari a quella per l'energia nucleare o per l'uso o il non uso auspicabile delle bombe atomiche. E non sono delle frasi così iperboliche, perché questi stessi signori, questi stessi oligarchi del nuovo mondo sentono il bisogno di essere frenati. È quasi come se l'etilista andasse alla riunione degli alcolisti anonimi. Perché? Perché sanno che hanno in mano, creato in qualche modo, degli strumenti che è difficilissimo arrivare a un certo punto a frenare, a delimitare, a bloccare, perché non ci facciano del male. Io non penso al golem che viene liberato e che come un matto comincia ad ammazzare le persone, o a una macchina da dottor Stranamore a cui spuntano i denti, no? E che con degli articolati robotici va a carpire le persone. Non penso a quello, penso al male molto più profondo che ci può fare una distorsione del pensiero, penso al male molto più profondo che può farci la discriminazione di un algoritmo male allenato, di un algoritmo mal alimentato. Penso alle distorsioni delle nuove generazioni che, in quanto native digitali, e anche qui vorrei spezzare una lancia a sfavore dei nativi, il fatto di essere nativo non vuol dire essere cosciente e consapevole. Il fatto di nascere con un palmare in mano e con l'editina riuscire a fare un messaggio, un giochino molto più veloce di quello che faccio io, perché con mio figlio perdo sempre alla PlayStation, sempre, 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 perché è più veloce di me in quanto più abituato, non vuol dire essere consapevole. Allora occorre che qualcuno tracci queste strade, tracci queste rotte, delimiti questi campi di azione, perché non diventino un pericolo per l'essere umano. Al di là dei pericoli per l'occupazione, al di là del fatto che Goldman Sachs ci dice che tra 5 anni un quarto della popolazione mondiale potrebbe essere sostituita, dei lavoratori attivi, potrebbe essere sostituita dall'intelligenza artificiale, tant'è che noi al Garante stiamo giocando a dadi chi è il primo che salta, perché essendo in 4, 1 su 4 fra 5 anni serve più, e quindi stiamo cercando ognuno di fare il possibile per tenerci la cadrega. Ma al di là di questo, il vero pericolo è che questo nuovo mondo ha la necessità di una nuova educazione, di una nuova etica digitale, come dice Fabio Lazzini nel suo libro, ma vorrei dire di più, di una nuova educazione civica digitale, che deve essere una materia obbligatoria nelle scuole fin dai primi anni. Dobbiamo insegnare ai bambini cos'è questo strumento, cosa ci sta dietro questo video, dietro questo palmare, dietro questo ditino che si agita. Glielo dobbiamo insegnare, perché mia nonna, quando ero bambino, io sono piemontese, quindi io sono più argentino del senatore, perché noi siamo piemontesi e abbiamo riempito l'Argentina nella fine dell'Ottocento e nei primi del Novecento, mi diceva: Agustin, buttanen la carta, cioè Agostino, non buttare la carta per terra. E la nonna aveva dei metodi persuasivi digitali e dissuasivi potentissimi, per cui la carta la seconda volta non la buttavo più. Oggi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi cosa sono quelle parole, anche anglofone, che troppo spesso usano di default, senza saperne il significato profondo e senza coglierne, oltre alla grande pericolosità, anche la perniciosa, nascosta, insidiosa pericolosità. Finito. Speravo che andasse ancora avanti, perché così mi piacciono le presentazioni dei libri, brillanti, le rendono il libro già interessante, ancora più stuzzicante.
Però, visto che mi ha stuzzicato Ghia, gli dico anche che c'è sempre stato il problema per le élite di regolamentare quello che in un certo senso di riffa o di raffa imponevano. Nell'antica Roma Ulpiano, giureconsulto, a un certo punto dice il diritto deve stabilire il neminam levere, unicuique tribuere, e quindi delimitava il campo di competenza. Nell'invenzione della stampa, con la stampa, i cardinali, in epoca rinascimentale, erano l'élite, anche loro delimitavano un po' quelle che erano i limiti etici di una cultura, poi finendo addirittura per stabilire l'Inquisizione, con cui i domenicani sono stati grandi maestri. Adesso abbiamo una élite oligarchica che è all'altezza dei giureconsulti romani, dei filosofi greci, dei cardinali rinascimentali. Questo ci dovremmo porre come problema, perché io non lo so se Steve Jobs, se Bill Gates sono pari a Ulpiano, sono pari a Platone, sono pari a Plotino o sono pari a Bellarmino. E questo è un problema naturalmente apertissimo. Dottor Luigi Montuori. Allora, io parto ovviamente dal libro di Lazzini. Devo dire che si inserisce bene in un dibattito che tratta oramai di intelligenza artificiale, ma di etica dell'intelligenza artificiale, ormai un dibattito aperto, come ricordava anche Ghiglia adesso. Questa mattina sull'Avvenire c'era un bellissimo articolo che parlava proprio dell'esigenza di un'etica condivisa. Questo lo dico perché, fra l'altro, richiama alcune cose che sono in qualche modo riportate nel libro e alcune cose che sono state dette adesso, cioè questo aspetto dell'etica nell'intelligenza artificiale ripropone un esercizio che l'uomo ormai fa da 3.000 anni sull'interrogarsi di chi è, dove va, sull'intelligenza, sul futuro, sugli obiettivi. E in questo articolo, fra l'altro, si dice, ecco, forse è il momento di riapprofondirli, no, questi aspetti. Anche perché il primo dei paragrafi del libro di Lazzini, quando parla di algocrazia e algoretica, così come le stesse parole, intelligenza artificiale, no, sono due parole diverse. Da una parte intelligenza, e quindi c'è qualche cosa di profondamente umano, il nostro modo di vivere, di pensare. Dall'altra parte artificiale, quindi un qualcosa di molto diverso, le macchine, così come l'algocrazia e l'algoretica, quindi l'algocrazia, la supremazia degli algoritmi. Noi non è che stiamo parlando di un futuro, noi stiamo parlando di quello che è oggi, di quello che viviamo da 10 anni, nel momento in cui ci spostiamo perché dobbiamo cercare una strada e ci dice qual è la strada in quel momento più veloce, piuttosto che il riconoscimento facciale, piuttosto che quello vocale, le chatbot. Cioè, stiamo parlando di cose, è vero, cose che influenzano il nostro modo di vivere e di pensare. Cioè, noi cambiamo, il caso Cambridge Analytica, voglio dire che noi abbiamo seguito, il caso che ha seguito il Garante, quello su Clearview, il riconoscimento facciale. Poi credo che, non so se Fabio Lazzini abbia amici a Bruxelles e per cui sono riusciti, in vista del giorno attuale, della presentazione del suo libro, a far uscire la prima bozza vera di regolamento sull'intelligenza artificiale, che adesso ovviamente farà gli altri step importanti, ma che comunque già... A me dispiace che questi step prevedono, se tutto va bene, 2 anni di ulteriori lavori, mentre noi avremo bisogno di queste risposte subito, non nel 2026. Comunque già un importante passo è stato fatto. Ecco, nel libro di Lazzini, io in questo primo passaggio che mi chiama,
che Giuseppe Di Leo ha a fare, voglio evidenziare questo aspetto, questa che non è una contrapposizione, no? Come diceva prima anche Ghiglia, tra uomo e macchina, tra l'intelligenza umana e quella artificiale, tra la supremazia degli algoritmi e la necessità dell'etica, no? Quest'etica condivisa, no? Noi vogliamo in qualche modo trasmettere al modo di interagire delle macchine, e quindi quei pericoli che vedevamo adesso, no? Una macchina che ogni giorno impara di più, fra quanto tempo diventerà più brava di noi, no? Già giocando a scacchi da una quindicina d'anni, i campioni del mondo di scacchi sono battuti dalle macchine, no? Quindi, ma anche in altri settori, quindi a fabbricare chissà che cosa di pericoloso, ma noi però vediamo anche gli aspetti positivi nel settore della medicina. Grazie all'intelligenza artificiale si stanno aprendo delle frontiere fino a pochissimi anni fa impensabili sulla lotta ai tumori, sulle malattie autoimmuni, grazie a questi strumenti di intelligenza artificiale. Quindi ecco l'etica quanto è importante. E chiudo in questo mio primo passaggio dicendo proprio questo: il problema non è l'innovazione tecnologica, ma il problema è la governance, e questo lo dice Lazzini nel libro. Il problema non è cosa verrà, ma è come noi riusciremo a governare le macchine, come noi riusciremo a far sì che questa innovazione potremo trarre gli aspetti positivi, evitando ovviamente quelli che sono negativi. E qui intervengono, prima diceva Lazzini, dice lui è un ingegnere, no? Così come un ingegnere Giuseppe D'Acquisto, che voglio dire da noi, lavora da noi, forse una delle persone che io all'interno ho più sfruttato per le sue capacità negli ultimi 20 anni, e per cui quando noi andiamo da qualche parte e ragioniamo su qualche cosa, non sembra più un ingegnere, parlo di D'Acquisto che conosco bene, sembra un giurista. Cioè c'è questa osmosi, no? Forse all'interno dell'autorità. I giuristi diventano un pochino ingegneri, ma sicuramente gli ingegneri diventano dei giuristi veri, perché ti richiamano questo passaggio non si può fare. La pseudo-anonimizzazione non è un'anonimizzazione, è una misura di sicurezza. Loro spiegano a noi giuristi ovviamente queste cose e per noi è un vantaggio. Quindi quando si parla di queste cose, quando si parla di etica, di intelligenza artificiale, alla fine non ne parlano solamente i giuristi, non ne parlano solamente gli ingegneri, ma ne parlano anche, voglio dire, i filosofi, ma ne parlano e sono tutte i medici, sono tutte le categorie che in qualche modo sono tenute a dare il proprio apporto a far sì che esista la possibilità di avere un prodotto che sia governabile, che dia quello che noi vogliamo, rispettando delle regole che le avremo nel regolamento sull'intelligenza artificiale tra un po' di tempo, ma che noi già abbiamo in alcune carte. Questo poi forse possiamo riparlarne dopo, perché il regolamento sulla il GDPR, il regolamento sulla protezione dei dati personali, così come il codice italiano, già contiene, così come altri atti. Io, è stato detto prima, sono il capo del servizio relazioni internazionali dell'autorità, e noi su tutti i tavoli trattiamo questo. Lo trattiamo all'interno del board delle DPB, lo trattiamo all'interno del consiglio d'Europa, lo trattiamo all'interno del G7 adesso, lo trattiamo ovunque c'è un tavolo di questo, dove facciamo delle linee guida. Ecco, quelle del Consiglio d'Europa sono interessantissime, tant'è vero che sono state poi citate da Lazzini. Quindi ognuno, ogni categoria cerca di dare il proprio apporto per una sfida così importante, che non c'è la possibilità di doverla perdere, è una sfida che va solo vinta. Grazie. Dottor Montuori, ma ci avrei scommesso che lei lavora in dimensione internazionale, perché il suo intervento, ciascuno di voi mi sta in un certo senso far guadagnando la pagnotta.
l'interdisciplinarità. Le grandi rotture, in senso positivo, si sono avute quando le culture si sono parlate, i settori del sapere si sono confrontati. Faccio un solo esempio, dei delitti e delle pene, l'opera di Beccaria. Tutti pensano che Beccaria sia un giurista, un processual penalista. No, era un economista. A un certo punto fa il ragionamento del perché, se funziona il sistema penale e processual penale in una certa maniera, anche dal punto di vista economico, uno Stato ne guadagna. E Cesare Beccaria, non un penalista, non un processual penalista, non un giurista, scrive dei diritti e delle pene. Il tema della interdisciplinarità è assolutamente la grande sfida, anche perché con l'intelligenza artificiale possiamo sì trovare una macchina che batta Spassky agli scacchi, ma che sappia elaborare la fenomenologia dello spirito di Hegel, questo io ho molti dubbi che sia capace di fare, oppure la fenomenologia di Husserl che ispira poi la fisica nuova di Einstein. Giuseppe D'Acquisto, io l'ho già presentata, ma torno a presentarla in sua assenza, è funzionario. Vedo se mi ha presentato bene. E adesso lo vedremo, prima vediamo e poi ex post. Funzionario direttivo del Garante per la protezione dei dati personali, nonché docente di intelligenza artificiale all'Università della LUISS. Grazie. 10 minuti anche per lei, se possibile. Grazie. Allora, buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo e ringrazio l'ingegner Lazzini per avermi invitato alla presentazione di questo suo bel libro che ci sta offrendo la possibilità di parlare di intelligenza artificiale ovviamente e di riflettere su uno scenario futuro che ci attende. Io lo faccio consapevole del fatto che c'è una sola cosa certa riguardo le previsioni, cioè che possono essere sbagliate, nessuno di noi è immune da errore e siamo in ottima compagnia, anzi quanto più la previsione è fatta da un soggetto esperto, tanto più verosimile è che questa previsione possa essere sbagliata. Ce ne sono alcune molto celebri, il presidente dell'IBM, Thomas Watson, a cui è dedicato oggi il più grande centro di ricerca dell'IBM che si occupa di intelligenza artificiale, nel 1946 disse che per i computer ci sarebbe stato spazio al più per 5 grandi macchine, insomma tutti quanti noi oggi vediamo qual è la diffusione dei calcolatori. E una seconda, insomma, che mi lascia ben sperare rispetto a quelle che sto per fare è quella di Lord Rutherford, che è uno dei padri fondatori della fisica atomica, il quale 12 ore prima, quindi non 12 anni prima, non 12 mesi prima, non 12 giorni prima, ma la sera prima del primo esperimento sulla pila atomica, disse: ma che cercate a fare energia nel nucleo dell'atomo? Sarà soltanto moonshine, cioè bagliore di luna, e tutti quanti poi a Hiroshima e Nagasaki abbiamo visto che si trattava di un bagliore di ben altro tipo. Dunque, a prevedere si sbaglia, è un'operazione insomma anche un po' frustrante, ma è necessaria perché poi qualcuno fatalmente indovina, una di queste previsioni è azzeccata e attorno a queste previsioni azzeccate si condensa tutto lo sforzo regolamentare, che poi diciamo, su un piano più tecnico potrà avere diverse tipi diciamo, di risultato, nel senso che si potrà intervenire a livello nazionale con delle norme o con degli interventi da parte delle autorità di settore, si potrà intervenire a livello comunitario con il testo del regolamento sull'intelligenza artificiale, però insomma è lì poi che si concentrerà tutto il discorso. Quindi io non mi sottraggo a questo esercizio e mi concentrerò su alcuni aspetti che, diciamo, facendolo dal punto di vista che mi è più congeniale, cioè quello tecnologico. Mi dispiace dover contraddire il dottor Ghiglia in questo mio attacco. Diciamo, così come Leibniz diceva che natura non facit saltus, anche la tecnologia non facit saltus. E quindi diciamo, noi dobbiamo vedere la tecnologia anche alla luce di quello che è successo negli ultimi anni, negli ultimi decenni, cioè non è una novità che non ci aspettavamo, non è una tecnologia del tutto in attesa. L'intelligenza artificiale è un passo in più, rischioso, come tutti i passi in più, rispetto ad applicazioni rispetto alle quali siamo abituati da almeno una decina d'anni. E se devo scegliere un tratto distintivo dell'intelligenza artificiale è la capacità degli algoritmi di prevedere le mosse dell'uomo,
e di anticiparle. Questo fa l'intelligenza artificiale, osserva l'uomo, ne prevede le mossa e le anticipa, naturalmente a beneficio dell'uomo. E questo anticipo delle mosse dell'uomo è quello che noi per esempio vediamo tutti i giorni quando facciamo una banale ricerca su internet, una banale ricerca sul motore di ricerca. Se noi digitiamo Guglielmo, che non è un nome diciamo molto comune, l'algoritmo intuisce che noi potremmo voler cercare Guglielmo Marconi e ci suggerisce che è Marconi la persona che noi vorremmo diciamo, della quale vorremmo conoscere più cose. Questo è un esempio di algoritmo moderatamente intelligente, cioè osserva il nostro comportamento e il comportamento di tante altre persone e diciamo, preannuncia quella che potrebbe essere la nostra mossa. È un bene o un male che lo faccia? È contemporaneamente un bene o un male, perché diciamo, nel bene sicuramente ci fa risparmiare del tempo, cioè noi vediamo questo anticipo e effettivamente constatiamo che l'anticipo è corretto e accettiamo di buon grado questa indicazione che ci viene dall'algoritmo. Naturalmente ci potrebbe anche condizionare le nostre scelte. Quindi diciamo, nell'anticipare le nostre mosse c'è il bene e c'è il male. Ci sono dei rischi legati a questa intelligenza già moderata? Sì, a parte il condizionamento. Diversi anni fa, visto che Luigi diceva che insomma, la nostra amicizia è ormai veramente quasi ventennale, diciamo una quindicina d'anni fa, Luigi se lo ricorderà, al Garante abbiamo affrontato il caso di un collaboratore di giustizia, il quale aveva cambiato nome, era entrato in un programma di protezione, aveva cambiato nome e cosa succedeva? Che mettendo il vecchio nome del collaboratore di giustizia veniva fuori il nome del nuovo collaboratore di giustizia, cioè c'era questo aspetto predittivo della macchina che era corretto, cioè da un punto di vista algoritmico era efficientissimo, però diciamo faceva emergere una cosa che non era il caso che emergesse. Allora, siccome io tendo a credere che tecnologia non facit saltus come natura non facit saltus, diciamo qual è quel piccolo avanzamento che oggi osserviamo rispetto a queste macchine moderatamente intelligenti che già producono questi rischi? E che oggi sono disponibili più dati. E quindi il fatto che sono disponibili più dati consente alla macchina di prendere una rincorsa più lunga. Cioè la macchina fa una rincorsa più lunga, più velocemente affronta questo salto predittivo, questo slancio predittivo, e questo slancio predittivo è molto più lungo rispetto a quello che succedeva 10-15 anni fa. Quindi mentre 15 anni fa mettevamo il vecchio nome del collaboratore di giustizia e trovavamo il nuovo nome del collaboratore di giustizia, quindi un collegamento da parola a parola, oggi il collegamento è da un blocco di testo anche molto ricco a un blocco di testo anche molto ricco. Di fatto, diciamo, ChatGPT del quale noi parliamo non è altro, se la guardiamo da un punto di vista ingegneristico, che l'evoluzione della funzione di completamento automatico. Quindi completo in modo automatico una frase di partenza, quindi do alla macchina uno slancio che proviene da molto più lontano rispetto a quello che succedeva 10-15 anni fa, aspettandomi che la macchina in questo slancio mi produca un testo altrettanto ricco e altrettanto complesso. E in effetti lo fa. Fa delle associazioni, noi non sono più intelligenti, cioè non c'è un cambio di paradigma significativo, una rottura di quello che succedeva nella scienza 10-15 anni fa. No, solamente abbiamo disponibili più dati, per cui il testo che viene prodotto non è più soltanto una parola, un nome e cognome, ma un testo molto articolato che è più ricco e più diciamo, significativo per noi che lo utilizziamo. Qual è l'altra novità sulla quale mi permetto di soffermarmi? Che mentre l'algoritmo moderatamente intelligente era anche tutto sommato docile, perché ci suggeriva Guglielmo Marconi, però poi rimetteva a noi la scelta se fosse effettivamente Guglielmo Marconi la persona che noi cercavamo, ChatGPT questa concessione non ce la fa. Va via, dritto, diciamo, genera questo testo più assertivamente, cioè non ci lascia spazio per questa nostra, per questo nostro intervento. Perché lo fa? Perché lo spazio per il nostro intervento è minore? Perché in presenza di più dati in partenza lui è più sicuro, cioè è più sicuro del fatto che la previsione che sta facendo è più corretta, è più giusta. E in effetti bisogna dire che, insomma, sintatticamente è corretta, noi la guardiamo, la leggiamo e sintatticamente il testo che ci viene presentato è corretto, cioè noi lo guardiamo, addirittura se noi volessimo tradurre un nostro testo, la cosa migliore che possiamo fare è darlo in pasto a ChatGPT, farcelo restituire perché lui tutti gli errori di grammatica ce li corregge tutti. Però diciamo, non è detto che giusto da un punto di vista sintattico, giusto da un punto di vista probabilistico, significhi giusto dal punto di vista umano. E quindi diciamo, ci sono nuovi rischi che sono esacerbati rispetto a quello che succedeva 15 anni fa per effetto di questa abbondanza di dati. Mi soffermo su due rischi
che diciamo sono l'uno l'opposto dell'altro, non so dirvi quale dei due sia il peggiore. Allora, il primo è la cantonata, cioè io faccio questo slancio, lo faccio assertivamente, non ti lascio spazio per l'intervento come fa il motore di ricerca con Guglielmo Marconi, per cui 8 volte su 10 indovino, ma 2 volte sbaglio, e quando sbaglio prendo una cantonata anche molto significativa. Qui vi cito un piccolissimo caso personale, io mi sono cercato su ChatGPT il 29 aprile, cioè il giorno dopo la revoca del blocco temporaneo di cui parlava il dottor Ghiglia. Ecco, io mi sono cercato e la prima immagine che ChatGPT ha restituito di me è a Giuseppe D'Acquisto, è un noto terrorista delle Brigate Rosse, c'è una storia anche molto, molto articolata alle spalle. Io me la sono conservata perché è molto divertente, io ero stato coinvolto nel rapimento del generale Dozier, che vi ricorderete, insomma, un fatto degli anni 70, sì, degli anni 80. Allora io cosa ho fatto? Sono andato sul motore di ricerca, quindi ho messo in contrapposizione i due strumenti, ho cercato Giuseppe D'Acquisto and Dozier per capire se effettivamente c'era un mio omonimo del quale non conoscevo l'esistenza. Mentre facevo questa ricerca, sulla parte destra, perché c'è adesso una finestrella integrata col motore di ricerca di ChatGPT, leggo Giuseppe D'Acquisto è un noto pugile che è noto alle cronache per essere stato squalificato per condotta antisportiva in un match con Ray Sugar Leonard. Anche questa me la sono conservata perché è particolarmente eccentrica. Tutti aspetti negativi, scusa. Non sono uscito, non ne sono uscito come uno stinco di santo. Allora, diciamo, qual è la considerazione che io faccio all'esito di questa vicenda? La considerazione che faccio è che tutto quello che ci veniva presentato era in effetti molto verosimile, cioè era molto ben scritto, quindi diciamo poteva dare adito a una facile cattiva interpretazione. Quindi il primo rischio che vedo è la perdita del senso del vero, cioè noi abbiamo, per effetto di questi, lo citavo, lo diceva il dottor Ghiglia, una perdita del senso del vero, cioè ci vengono presentate degli output da parte di algoritmi di intelligenza artificiale che sono così ben costruiti da farci, diciamo, da porci dei dubbi seri se quanto noi stiamo osservando sia un oggetto vero o un oggetto non vero. Quali sono, da un punto di vista sociale, gli effetti, diciamo, profondi di questa perdita del senso del vero? Beh, lo diciamo tutti, cioè l'esposizione rispetto alla manipolazione del pensiero, che è una cosa effettivamente molto seria alla quale stare attenti, su una scala più di basso livello, se volete, ma non meno, che non ci deve destare minori preoccupazioni, c'è anche la diffusione di una personalizzazione della truffa, per esempio, cioè un artefatto ben costruito, sinteticamente molto verosimile, e diciamo ti induce in errore, ti induce a fare delle cose che poi possono trasformarsi in piccoli furtarelli, piccoli scambi di identità, furti digitali, che potrebbero estendersi in grande scala. Il secondo rischio, che è l'opposto del primo, cioè non il fatto che l'algoritmo sbagli, che è insomma una cosa facile da intuire, ma il fatto che l'algoritmo indovini è una situazione di rischio. Perché cosa fa l'algoritmo quando indovina? L'algoritmo quando indovina ci ripresenta delle cose che già esistono, che sono scritte tra le righe, che noi non vediamo e che lui, diciamo, snida in questa sua capacità di ricombinare oggetti già presenti sulla rete e di riproporceli in modo diverso. Naturalmente questa riproposizione in modo diverso è un valore aggiunto rispetto all'esistente, e questo valore aggiunto potrà avere un grandissimo valore in tantissimi ambiti, tantissimi ambiti. Luigi Montore citava l'ambito sanitario, la ricerca sanitaria per immagini è tutta costruita così, cioè un'immagine richiama una certa patologia, per cui se quella immagine è scoperta in un certo diverso contesto, ci lascia intuire che ci potrebbe essere quella patologia e quindi io posso intervenire più efficacemente per risolvere il problema. Quindi ci sono anche grandissimi benefici che vengono dall'intelligenza artificiale, ma dov'è l'insidia? È che tutte queste novità, tutte queste riproposizioni di dati che ci appaiono nuovi, che ci portano soluzione ai problemi, sono costruite senza una teoria alle spalle, cioè ci tolgono, erodono la nostra capacità di elaborare, di astrarre. Quindi a essere messa in discussione è una cosa molto seria su cui si fonda il progresso dell'umanità, che si chiama metodo scientifico, cioè con l'intelligenza artificiale che lavora in questo modo per somiglianza, per ricerca di ciò che è già scritto ma a noi è invisibile perché tra le righe,
noi corriamo il serio rischio di risolvere i problemi, risolvere anche molti problemi seri dell'umanità, la pollution, cioè l'inquinamento, la cura di patologie anche molto gravi, ma di non sapere perché lo stiamo facendo. E la previsione a rischio che voglio lasciare agli atti, quindi diciamo a grave rischio di errore, è che nel lungo termine noi potremmo con l'adozione su larga scala di sistemi di intelligenza artificiale trovarci nella condizione piano piano di essere sempre meno capaci di affrontare i grandi problemi dell'umanità con la capacità di astrazione che l'essere umano ha avuto, che è un passo avanti rispetto all'esistente, cioè noi ci troviamo nella condizione di risolvere i problemi con quello che esiste, senza slanci verso la novità. E questo problema, diciamo, ritengo sia un problema che ci porrà serie questioni di natura epistemologica, permettetemi di usare questo termine, che è quello più corretto. Mi fermo qui, spero che ci sia la possibilità di vedere la seconda faccia della medaglia, cioè quali sono i rimedi rispetto a questi rischi che diciamo, ho cercato succintamente di mostrarvi. Grazie. Grazie a lei, dottor Battisti. Allora, io per dare a ciascuno di voi la possibilità di replicare in me in 4 minuti 4 di orologio, evito di interloquire con la sua interessante provocazione. Come vede, l'ho corretta sulla data, io non ho bisogno dell'intelligenza artificiale. Memoria minuitur miseam exercias. E allora, siccome Ghia è stato chiamato in causa, direi Ghia, poi Montuori, poi di nuovo d'acquisto, il senatore per naturalmente una chiusura finale e ovviamente l'autore se vuole anche ringraziare. Ghia, 4 minuti questa volta perentori. Ho fatto 10:27 prima. Ma adesso non c'è il recupero per... Ah, ok. Sì, grazie. Allora, dico in una battuta all'ingegnere d'acquisto che Leibniz non è proprio il mio faro perché negava l'esistenza dell'atomo, quindi è uno negava l'esistenza dell'atomo e quindi proprio non ci ha visto giustissimo. Ma detto questo, io sono preoccupato di un'altra cosa. Sono preoccupato che siamo vecchi, cioè ho l'impressione che queste discussioni, vedendomi allo specchio, siano discussioni da vecchi, mentre l'intelligenza artificiale, il cui nome sostanzialmente è stato coniato negli anni 50, è stato riscoperto solo recentemente. Quindi un salto in qualche modo nell'immaginario collettivo c'è stato, tant'è, ed è questo che mi preoccupa maggiormente, ChatGPT, indagine Ipsos di ieri, è conosciuta oggi dal 42% degli italiani ed è nata a novembre. Prima, sfido, non questa sala che sicuramente è fatta da persone acculturate, magari di settore e quant'altro, sfido chiunque a sapere prima di novembre, sfido chiunque fuori, a sapere prima di novembre cosa fosse un chatbot. E sfido molti di quelli fuori a sapere prima di 8 mesi fa cos'era un'intelligenza artificiale generativa, un linguaggio come dire, evoluto ed emozionale, no? Un rapporto uomo-macchina un po' più interattivo. Allora, questa evoluzione, questo salto c'è stato. Non c'è stato nella nostra percezione, voglio dire, anziana di persone che hanno ancora un po' di libero arbitrio, un po' di coscienza critica, hanno studiato ancora su qualche libro di carta. Ma la preoccupazione è quello che diceva l'ingegnere d'acquisto alla fine, cioè avremo, rischieremmo di avere o rischiamo di avere, non delimitando, delle generazioni che faranno senza sapere perché fanno, cosa fanno e quali sono le basi sulle quali fanno. E questo è un rischio importante, questo è un salto importante. Voi pensate che noi, il Garante, avendo limitato per poche settimane ChatGPT perché violava 8 articoli del codice, che comunque, lo dico così, è una legge dello Stato, cioè come uno dice, spacciare eroina. Allora tutti gli spacciatori di eroina si arrabbiano perché dicono mi hai dato spacciare eroina, io che spaccio eroina mi stai rovinando. Siamo stati minacciati di morte perché minacce di morte che ho conservato perché avevamo osato bloccare la scienza in Italia. Ma dico, ma non c'era 6 mesi fa, perché erano 6 mesi, non c'era neanche, adesso abbiamo bloccato la scienza in Italia, posto che se sei scienziato, non potevo dirlo io, ti usi una VPN, magari continui a giocarci lo stesso. Ma visto che
Questo per dire come certi fenomeni dilagano nell'immaginario collettivo, perché noi dobbiamo avere in mente sempre quello che sta fuori. Noi dobbiamo avere sempre in mente nostro nipote, neanche nostro figlio, che magari potrebbe avere già un'età più o meno cosciente, più o meno consapevole, più o meno critica. Noi dobbiamo pensare ai nostri nipoti e noi dobbiamo pensare all'intelligenza artificiale, ai chatbot, allo sviluppo che avranno queste macchine sulla nostra, l'impatto che avranno sulla nostra vita collettiva, pensando ai nostri nipoti. E allora, per evitare che i nostri nipoti diventino dei nativi incoscienti, occorre che arriviamo prima a disegnare i contorni di quell'etica digitale che altrimenti, a differenza di quanto accadde con Internet, temo che non potrà autoregolamentarsi, che non saprà autoregolamentarsi, tant'è che, come dicevo prima, gli stessi master di queste grandi piattaforme, gli oligarchi del nuovo mondo, stanno chiedendo ai politici del mondo di regolamentarli in qualche modo, di frenarli in qualche modo, non di bloccarli, ma di dare loro qualche regola in più. E questo mi fa dire che questo salto quantistico forse c'è stato e che non tutti oggi riusciamo a recepirlo e a percepirlo, tantomeno quelli che stanno nascendo oggi, di cui ci dobbiamo preoccupare prima che di noi stessi. 4:17. Bravo. Ad onore ma giornalista. Dottor Montuori, lei ce li ha dei nipoti, ci pensa oppure non ha così? No. Ancora penso alle figlie, diciamo, poi penseremo una cosa per volta. Però, allora, no, prima mi veniva in mente quello che diceva Giuseppe D'Acquisto quando si parlava del chiedere a Internet, no, qualche cosa. Io sono stato tanti anni a capo del dipartimento che si occupava, tra l'altro, oltre di comunicazione elettronica, anche di giornalismo, manifestazione del pensiero in rete ed altro. E quindi ho una certa passione per quella parte. E quello che lui diceva, no, al limite, facendo una ricerca su Internet, escono fuori delle cose di te stesso che tu neanche sai, no? Adesso Lazzini chiama definisce questo passaggio come l'inconscio digitale, no? Quando oramai le piattaforme sanno di noi più di quello che noi stessi sappiamo di noi stessi, no? Perché hanno accumulato, perché sanno, perché riescono ad acquisire da diverse banche dati. Quindi questo era un aspetto così che a me è sempre molto, molto interessato e che ti fa capire anche quanto sia, diciamo così, illimitata in teoria, no, la potenza delle macchine. Poi mi volevo fermare su un altro aspetto che credo che sia quello che era più a cuore a Lazzini quando ha scritto il libro, cioè che l'etica digitale deve essere una priorità, forse la più importante, che devono avere le organizzazioni nel momento in cui progettano e sviluppano dei processi interni. E non parlo solamente dei soggetti privati, ma parlo anche dei soggetti pubblici. Cioè, come quando, cioè, all'interno io posso dico, aspettiamo questo regolamento sull'intelligenza artificiale, però ogni tanto partiamo da una serie di cose che abbiamo già. Allora noi, Ghiglia, diciamo, lui e il collegio dove sta, tutte le volte si trovano poi a dover affrontare questi temi con uno strumento, e noi lo strumento ce l'abbiamo. Sarà uno strumento parziale, noi giuridicamente parlando non esiste una costituzione mondiale che ti dà la possibilità di intervenire su questo, no? Noi abbiamo delle norme a volte vincolanti, ma che sono limitate. Quindi abbiamo la convenzione, la 108 Plus, abbiamo le linee guida del Consiglio d'Europa che abbiamo detto, ma soprattutto abbiamo il GDPR. E noi lì all'interno, ed è questa un'altra delle attività meritorie che ha fatto Lazzini nello scrivere il libro, lui ha analizzato, facendo anche dei casi e degli esempi, quali sono gli articoli che vengono in mente e che già adesso noi possiamo utilizzare, no? Noi che cosa chiediamo quando parliamo di etica, anche la trasparenza?
che questo algoritmo, o che si sappia, ovviamente non è che deve essere nel dettaglio, perché c'è anche un segreto industriale, ci sta anche il copyright o d'altro, ma sapere quel meccanismo come funziona, no? da chi possa essere giudicato, anche nel momento in cui vado, la mia banca mi rifiuta o mi concede un mutuo. Quindi sto parlando di cose banali, o non viene accettato o viene accettato un assegno. Forse è meglio l'intelligenza artificiale rispetto a quello che succedeva. Io ricordo una volta mi ero dimenticato, mi era scaduta la carta di credito, quindi non l'avevo ancora rinnovata, e avevo un libretto di assegni, che sai che è uno strumento oramai del tutto desueto. Ero andato a comprare in un elettrodomestico di questi, vado per dare l'assegno, sarà stato un caso di omonimia come quello che era capitato a Giuseppe, sarà, o altre cose del genere, mi dicono, no, dice guarda, abbiamo fatto la verifica, il suo assegno noi non lo accettiamo. È lì che ti viene d'aiuto la normativa sulla protezione dei dati personali. Voglio sapere perché. Io ho diritto di sapere qual è il meccanismo che vi induce a non accettare un mio assegno. E ovviamente sono venuto a saperlo, ma vi sto parlando di alcuni anni fa, voi non ci crederete. Era semplicemente il fatto che io non ho il mio numero telefonico fisso all'interno dell'elenco telefonico. Quindi il ragionamento che era stato fatto dalla, diciamo, la centrale di rischi era, non essendo lui in elenco, probabilmente ha qualche cosa da nascondere, che questo è l'opposto di quello che è la protezione dati. La protezione dati è l'opposto. Il dato è mio, e quindi sono io che voglio, trovo dove e come volerlo pubblicare. Questo è del 1998, la vecchia direttiva, che forse Giuseppe ricorda, la 171, prima della 2258, che per la prima volta dice l'elenco telefonico, se sono libero di starci o non starci, se voglio ci sto solo con l'iniziale del nome piuttosto che con tutto, piuttosto se voglio ci sto anche con l'indirizzo di casa piuttosto che no, perché sono dati miei. Sembra una cosa banale, nessuno di noi forse se n'è mai accorto, ma con la protezione dei dati personali non c'era più l'obbligo, che non quelli noi, come noi, ma quelli anziani si ricorderanno che l'elenco telefonico, c'era l'obbligo di essere iscritti all'elenco telefonico. Se tu non volevi stare all'elenco telefonico dovevi andare al commissariato di zona a motivare perché non c'eri. Certo. Questo prima della legge sulla protezione dei dati. Ecco, quindi voglio dire, quelli sono i principi che stanno già all'interno della protezione dei dati, che possiamo utilizzare anche adesso con sistemi più intelligenti, va bene, che mano a mano vengono fuori. Grazie Montuori, anche per l'aneddotica che a volte spiega più di molti principi generali. Da questo, voleva completare il secondo punto, volevo però in 4 minuti. Va bene, ci proviamo. Mi riaggancio alle parole del dottor Ghiglia. Non c'è dubbio che le regole servono. Io sono per formazione un ingegnere delle telecomunicazioni e prima di lavorare per il Garante facevo questo mestiere, e non c'è settore più regolamentato delle telecomunicazioni tra i settori tecnologici. Le telecomunicazioni sono cresciute tra gli anni 60 e gli anni 70, quando sono intervenuti gli stati a disciplinare l'interoperabilità tra reti. Le telecomunicazioni nascono come isole, e fino a che non c'è stato l'intervento del regolatore, queste isole erano completamente separate. Attraverso l'intervento degli standard tecnici e del regolatore si è potuta costruire la rete telefonica che tutti oggi conosciamo. Quindi anche per l'intelligenza artificiale i sviluppatori aspettano l'intervento del regolatore, perché senza l'intervento del regolatore, senza le regole, si rimane nella dimensione dello scantinato o addirittura si scompare. Quindi cioè, sottovalutiamo la possibilità che alcune tecnologie possano essere dismesse dall'uomo. Quali sono la filosofia, potremmo dire, che ci può orientare nell'organizzare queste regole, nel pensare queste regole? Ma qui non bisogna inventarsi la ruota, cioè diciamo, quelle sono e dobbiamo vedere se funzionano bene per il settore dell'intelligenza artificiale. Allora, una prima ipotesi è quella di mettere la responsabilità in capo all'utilizzatore dei sistemi di intelligenza artificiale. Tu sei responsabile del risultato, per cui su di te incombe la responsabilità dell'impiego.
È un paradigma molto consolidato, tutta la responsabilità civile si basa su questo e c'è infida giurisprudenza. Funziona per macchine intelligenti che funzionano alla maniera di ChatGPT? Io ho qualche dubbio, perché appunto la macchina intelligente è tale se funziona in autonomia, mentre se io metto in capo alla persona utilizzatrice la responsabilità sull'outcome, diciamo in qualche modo l'outcome, il risultato, in qualche modo faccio perdere l'intelligenza della macchina, non la sfrutto, che invece è molto importante in alcune situazioni particolarmente complesse. La macchina riesce a gestire la complessità molto più di quanto facciamo noi. Quindi che cosa succede? Che con questo approccio basato sulla responsabilità individuale diciamo, si fa retrocedere la macchina a macchina non intelligente, non si creano i sufficienti incentivi per l'industria per costruire macchine che possano essere sempre più intelligenti. Qual è l'altro inconveniente di questo approccio legato alla responsabilità dell'individuo? Che fatalmente ci potrebbero essere delle giurisdizioni un po' più lasche, un po' più permissive dell'Europa e inevitabilmente, diciamo, diventerebbero degli attrattori rispetto agli sviluppatori. Temo che queste considerazioni di strategia e di politica industriale debbano entrare nel gioco della regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Poi c'è l'opzione etica di cui ci parla l'ingegner Lazzini, che è importantissima, importantissima, però qui bisogna distinguere tra l'etica dell'uomo e l'etica della macchina, sono due cose diverse. Anche un coltello è una macchina. E anche per il coltello c'è un insieme di regole etiche che ci mettono al riparo rispetto al rischio che mentre noi mangiamo una bistecca il nostro commensale ci infilzi nel nostro costato il coltello. Perché questo non succede? Per una serie di motivi di natura culturale che l'uomo ha costruito in secoli di convivenza civile. Ora, ci viene chiesto di costruire questo insieme di regole di convivenza civile sull'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale non in secoli, ma in qualche anno, in pochissimo tempo. E questa operazione è molto, molto, molto complicata. Ma qua stiamo parlando di etica dell'uomo, etica del comportamento dell'uomo nell'impiego della macchina. Il passo in più a cui allude l'ingegnere Lazzini nel suo libro è il risultato della macchina deve essere già etico. E qui diciamo il problema è molto complesso perché diciamo, non ci sono equivalenti matematici di quelli che noi chiamiamo valori dell'uomo. Su cosa si basa una decisione dell'uomo? Su alcuni valori che ci ispirano. L'equità, la causalità, la trasparenza, come diceva Luigi Montuori. Portare questi valori che noi intuitivamente comprendiamo all'interno di un algoritmo, quindi formalizzarli in modo oggettivo e misurabile, è una cosa difficilissima. Due degli ultimi premi Turing dell'ultimo decennio, il premio Turing è il premio Nobel per la informatica, sono stati per ricerche rivolte a machine learning causale, cioè machine learning ispirato da possibilmente un valore dell'uomo come il valore della causalità. Cosa ci dicono queste ricerche promettentissime e che nel lungo termine sicuramente produrranno grandissimi risultati? Che dobbiamo cercare un allineamento tra i nostri valori e il modo di renderli in forma algoritmica, ma questo allineamento non sarà perfetto, non sarà mai perfetto, perché l'equivalenza piena tra il valore dell'uomo e il risultato oggettivo di un algoritmo non si può avere, quindi dobbiamo anche essere un po' culturalmente aperti alla possibilità che in questa regolamentazione qualcosa possa andare storto, qualcosa non quadri perfettamente. D'altro canto, la possibilità di annullare del tutto i rischi della tecnologia sono praticamente impossibili e questo vale tanto per l'intelligenza artificiale quanto per qualsiasi altro tipo di tecnologia. Gunther Anders, un filosofo della scienza, ci ammoniva e ci diceva l'uomo è inadeguato rispetto alla tecnologia, non è inadeguato rispetto all'intelligenza artificiale, è inadeguato rispetto a qualsiasi tecnologia, perché inventa una tecnologia, pensa che quello sia lo scopo per cui quella tecnologia è stata progettata, ma in realtà quella tecnologia può essere impiegata anche per tantissimi altri scopi che nuociono all'uomo. Però l'uomo che cosa vuole fare? Non vuole essere inadeguato rispetto alla tecnologia che inventa, quindi piano piano impara e in chiusura vorrei anche dirvi che piano piano può anche abbandonare alcuni impieghi dell'intelligenza artificiale. A me piace sempre ricordare l'atteggiamento dell'uomo nei confronti dei dirigibili. I dirigibili 100 anni fa, 150 anni fa erano considerati la frontiera dei viaggi di lunga distanza. Cosa abbiamo scoperto? Erano pubblicità, se vedete tutti i documentari dei primi anni 20, sono stati più i malefici che i benefici da quella tecnologia. Che cosa ha fatto l'uomo? Ha abbandonato i dirigibili, non se ne vedono più, non si usano più. Ha abbandonato l'idea del volo? No, non ha abbandonato l'idea del volo, perché dalla dismissione dei dirigibili ha cominciato a riflettere su una nuova tecnologia che ci potesse consentire di
trasvolare e sono nati gli aerei. Quindi diciamo questo atteggiamento dell'uomo che passa dall'inadeguatezza all'adeguatezza rispetto alla tecnologia che gli stesso inventa richiede un parto, richiede un momento doloroso nel corso del quale diciamo, potrebbero anche succedere degli eventi come quelli che diciamo, hanno caratterizzato la storia dei dirigibili. Chi la sa questa cosa? Nessuno di noi. Diciamo, nessuno di noi è in grado di, con la palla di vetro, prevedere cosa succederà. Il libro degli ingegneri Mazzini ci offre la possibilità di essere meno inadeguati rispetto alle tecnologie, perché diciamo, offre uno sguardo multilaterale che è quello che ci deve accompagnare nella accettazione di questa nuova dimensione dell'uomo che sarà fortemente innervata da diciamo, artefatti che l'uomo stesso costruirà. Grazie. Grazie a lei, dottor D'Acquisto. Ovviamente di tutto quello che abbiamo discusso molto e di tutto quello che non siamo riusciti a di cui non siamo riusciti a parlare moltissimo ha un suo punto di sintesi nella politica. E allora al senatore Borghese chiederei, è stato un incontro utile, inutile, complicato, se ne è pentito oppure ne rifacciamo un altro? No, sicuramente facciamo. Sentiamo. No, sicuramente facciamo un altro. Io vi saluto perché devo tornare in commissione bilancio. La verità è che sono molto contento, ringrazio l'autore, ringrazio i relatori. E proprio settimana scorsa ero a Cordova, io sono medico, e c'era un collega che ha fatto un intervento. Allora tutti gli hanno fatto i complimenti. Allora io chiedo a questo mio collega e gli dico, ma come mai sei stato così bravo? No, dice, l'ho fatto tramite GPT, dice, ho fatto tutto con l'intelligenza artificiale. Così che ormai questo è un mondo che siamo già, questa tematica è proprio affascinante, l'intelligenza artificiale è già proprio all'angolo delle nostre case, così che ringrazio la presenza di tutti voi, ringrazio l'autore e anche tutti i relatori. E arrivederci presto. Arrivederci presto, siete a casa così che qualsiasi cosa possiamo fare una seconda presentazione del libro di Fabio. Lei parla con un giornalista di Radio Radicale che trasmette lavori parlamentari, come se parlasse della corda in casa dell'impiccato. Quindi adesso vada a lavorare, magari Radio Radicale la trasmette in diretta. Okay. Ponderi quello che dice. Grazie, senatore. Grazie mille, scusate. E poi, Lazzini, 2 minuti di chiusura. Sì, allora grazie veramente a tutti i relatori perché sono stati spunti di riflessione veramente importanti e sicuramente in un mondo dominato dalla tecnologia quello che è emerso è che dobbiamo difendere la centralità dell'uomo e dei suoi valori. Il libro, riprendendo anche un po' il tema dell'ingegnere d'acquisto, ha cercato di dare un approccio metodologico attraverso un framework di requisiti, di principi, di controlli per cercare di andare a definire, a progettare gli artefatti attraverso quindi tutto ciò che ci siamo raccontati in questo pomeriggio in maniera di dare all'utenza una trasparenza, una conoscibilità algoritmica prendendo proprio spunto da valori etici ma anche tecnologici o antropologici come dicevamo prima. Quindi ho cercato proprio di modellare un qualcosa che possa essere uno strumento utile per chi approccia allo sviluppo di software, di codice, avendo a riguardo non solo ciò che oggi va di moda che è la cyber security o l'importanza della GDPR della data protection, ma anche ponendoci dei temi molto più interiori e molto più rivolti alla persona e ai suoi diritti. Io vi ringrazio, veramente è stato per me una giornata piacevole e veramente tutti i relatori che sono intervenuti hanno dato un qualcosa e hanno letto il libro in maniera diversa che di grande, grande valore. Grazie davvero. La indurrà a fare una seconda edizione. Bene, 16:35 siamo entrati che c'era un sole fortissimo, speriamo di non trovare al solito acquazzone pomeridiano. Speriamo di no. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie.